di iniziare, ragazzi, vi volevo come sempre ricordare di passare da ulticoinbank.com e di utilizzare come discount code, come codice coupon, il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto. Link in descrizione. Nuovo video, che ragazzi, nuovo vlog, o meglio, nuova classifica, nuova top 10. Poiché infatti è successo un qualcosa di straordinario. Il primo episodio, quello appunto relativo ai 10 trasferimenti più costosi mai fatti, ha incredibilmente raggiunto e superato i 3800 mi piace. E io ho detto, eh no. Dopo un successo simile, come non fare un secondo episodio? Quindi eccoci qua con questo secondo episodio. Oggi di cosa tratterò? Oggi andrò a trattare quelli che sono i 10 allenatori più pagati in questa stagione, o meglio che sono stati, poiché infatti la stagione è conclusa, e dunque andremo ad analizzare quella 2014-2015. Prima di iniziare però volevo chiedere un paio di cose. La prima, vi volevo come sempre ricordare di lasciare un bel mi piace, poiché infatti voi non avete idea di quanto mi abbia fatto contento vedere tutti quei mi piace sotto un video simile, perché io ve l'ho sempre detto, è il mio sogno riuscire a fare video simili e vedere che mi piacciono. Quindi ho realizzato una sorta di mini sogno. Dunque lasciate un bel mi piace anche in questo video. So che se ci mettiamo d'impegno possiamo raggiungere e superare i 2500 anche per questo. Quindi tu lascia un bel mi piace. Come seconda cosa vi volevo chiedere di commentare scrivendo una classifica che vorresti che appunto io trattassi in un futuro video. E detto questo, ragazzi, direi subito di iniziare. Al decimo posto troviamo quello che secondo me è l'allenatore più strano di questa classifica, o meglio non più strano ma meno inerente, se possiamo così dire. Infatti sono rimasto abbastanza scioccato quando ho visto appunto il suo nome. Sto parlando infatti di David Moyes, allenatore del Real Sociedad, che la scorsa stagione, quando appunto è passato dal Manchester United al Real Sociedad, gli sono stati offerti 7 milioni di euro. E ragazzi, è qualcosa di incredibile, perché va bene che allo United, o meglio lo United è famoso per strapagare il proprio staff come anche i propri giocatori, ma da una società come Real Sociedad mai mi sarei aspettato un budget simile appunto per un allenatore simile. Poiché io cosa penso di Moyes? Innanzitutto di Moyes mi piaceva un sacco fin dai tempi all'Everton. Poi quando ho saputo che appunto Ferguson l'aveva scelto come suo successore mi ero gasato un sacco, però poi non è riuscito a dimostrare secondo me le sue capacità, e io infatti lo volevo assolutamente al Milan. Però con un budget simile non credo che il Milan se lo sarebbe mai potuto permettere, o meglio secondo me sì, perché Berlusconi i soldi li ha, ma un conto è averli e un conto sganciarli. Passiamo adesso alla posizione numero 9 di questa classifica. Troviamo Jurgen Klopp. Come ho già detto, adesso lui non allena più, o meglio si è preso un anno di pausa, però dato che la stagione è considerata quella vecchia, vi dico un po' quanto ha guadagnato in quella vecchia. Jurgen Klopp ha avuto uno stipendio da 7,2 milioni di euro. E ragazzi, è un macello. Innanzitutto mai avrei pensato che gli allenatori potessero prendere così tanto, però questi sono dettagli. Cosa penso invece io di questo allenatore? Ragazzi, secondo me è un fenomeno, è bravissimo, è uno che fa tirare letteralmente fuori le palle dai giocatori. Anche lui era uno di quelli che io sognavo al Milan, anche se poi è stato accostato a Manchester City sarei stato comunque felice lo stesso, perché infatti secondo me sarebbe stato in grado di dare al City quel salto di qualità che in Champions ancora non ha dimostrato. Passiamo adesso alla posizione numero 8, occupata da un personaggio, meglio da un allenatore che sono quasi sicuro nessuno di voi conosce. Un certo Eriksson, allenatore di che squadra? Dello Shanghai. Ma ragazzi, con Shanghai non intendo il gioco delle biro, ma intendo proprio che esiste una squadra che si chiama così, che addirittura si può permettere un allenatore da 8 milioni a stagione. Non ho idea di come sia possibile, però è così, sto Eriksson è il mio nuovo idolo. Passiamo adesso alla posizione numero 7, occupata da Villas-Boas, che all'anno prende 8,5 milioni di euro. Villas-Boas è appunto l'attuale allenatore dello Zenit. Cosa c'è da dire di questo allenatore? Allora, sappiamo tutti che è stato assistente di Mourinho al Porto, però secondo me non ha ancora dimostrato ciò che sa fare, poiché in 4 anni ha avuto un passato diciamo un po' rocambolesco, poiché infatti ogni squadra cambia anno, mi sembra la cosa più logica. Ogni anno cambia squadra, infatti è passato dal Porto al Chelsea, successivamente al Tottenham e ora è giunto allo Zenit. Però sinceramente non so darvi altre informazioni al riguardo. Passiamo adesso alla posizione numero 6, occupata da chi se non lui, proprio così, Fabio Capello. E ragazzi, cosa c'è da dire di questo allenatore? Innanzitutto è italiano e lo stimo un macello. Successivamente ha allenato il Milan e lo stimo un macello. E poi secondo me è un allenatore che dà carisma proprio. Comunque la particolarità di questo allenatore, che è l'unico di questa top 10 che allena una nazionale, o meglio che allenava, poiché infatti il mese scorso, o meglio 2 mesi fa circa, a luglio, ha trovato un accordo con la società russa e appunto si è dimesso, si è fatto dimettere. Le cose sono un po' strane, però una paccata di soldi per appunto lasciare la nazionale, perché gli ha fatto questa richiesta? Poiché lui era stato assunto per portare la Russia nella sua miglior forma ai mondiali del 2018, che si terranno appunto in Russia, facendo anche una bella figura quelli del 2014. Ma cos'è successo?
contesto, l'anno scorso ai mondiali del Brasile è stata eliminata addirittura ai gironi. Dunque la città russa l'ha presa molto male e ha deciso di dimetterlo. Passiamo adesso alla posizione numero 5, occupata da Louis van Gaal, allenatore del Manchester United, che all'anno prende 10 milioni di euro. Cosa siete a dire di questo allenatore? Innanzitutto, quando allenava l'Olanda mi piaceva un sacco. Successivamente, dopo appunto il fallimento di Moyes, è stato assunto dal Manchester United e io lì mi gasavo, dico, davvero lo United può tornare a essere lo United di una volta? Ma è successo un qualcosa che ha dell'incredibile. Non ha dato fiducia a quelli che io reputavo top player, e proprio per questo ultimamente non è che mi stia piacendo tanto. Un esempio, Di Maria, ma anche Falcao. Quindi allenatore abbastanza strano questo. Passiamo adesso alla posizione numero 4, occupata da chi se non lui, colui che allena la squadra numero 4 per eccellenza, Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal. E ragazzi, cosa c'è da dire questo allenatore? Io lo stimo un macello e infatti mi dispiace che ultimamente sta venendo assai criticato per due motivi principali. Il primo è relativo alla sessione estiva di calciomercato, poiché infatti durante questa sessione ha acquistato solamente due giocatori, di cui uno è c'è. E il secondo è che non è che stia vincendo così tanto ultimamente, ma secondo me c'è da evidenziare una cosa. Infatti lui 10 anni fa, nella stagione 2003-2004, aveva portato il suo Arsenal, quello composto da Henry, Pire e Cole, se non mi sbaglio, ad una striscia di 49 risultati utili consecutivi. E secondo me non tutti gli allenatori sarebbero in grado di farlo, pur avendo una squadra alla Madonna. E quindi proprio per questo mi piace. Comunque Wenger prende 11,3 milioni all'anno. Passiamo adesso alla posizione numero 3, occupata dall'allenatore del Bayern Monaco, Pep Guardiola, che in questa stagione ha guadagnato 15,2 milioni di euro. Cosa c'è da dire di Pep Guardiola? Allenatore dalle indiscusse qualità, ma secondo me non il migliore del mondo. Poiché infatti io ho un allenatore preferito che dopo vi andrò ad illustrare, e ovviamente un parere sull'allenatore più forte di tutti i tempi, ma questa informazione ve la darò a fine video. Comunque, parlando di Pep Guardiola, cosa c'è da dire, ragazzi? È straforte! E ultimamente vedo che molte persone stanno lamentando di lui, o meglio, stanno dicendo che al Bayern ha portato più svantaggi, o meglio, più difetti che pregi. Ma secondo me non è assolutamente così, però comunque è un'opinione personale, quindi voi la potete pensare diversamente. Passiamo adesso alla posizione numero 2, occupata dal mio allenatore preferito, chi se no lui, Carlo Ancelotti, che infatti in questa stagione, quando ha allenato il Real Madrid, ha guadagnato 15,2 milioni di euro. Cosa c'è da dire su Carletto? Ragazzi, è un allenatore che ti dà carisma, che ha la mentalità da vincente e che soprattutto è anche simpatico, quindi altro pregio in più. E infatti potete già immaginare che pari mentali mi ero fatto quando era stato accostato il Milan in questa sessione. Però ragazzi, è tempo di giungere alla posizione numero 1. Posizione numero 1, occupata da José Mourinho, che in questa stagione ha guadagnato 18 milioni. E cosa c'è da dire di questo personaggio? Ragazzi, special one, mentalità da vincente, capacità indiscusse, ha portato anche l'Inter a vincere il triplete. Però devo dirvi una cosa, secondo me non è da definire come allenatore più forte, o meglio allenatore più forte di tutti i tempi, poiché infatti non altro, il migliore secondo me è Sir Alex Ferguson. E ragazzi, di questo allenatore non c'è che dire, ha portato lo United a livelli stratosferici. Però qua mi serve il vostro aiuto, o meglio, qua entrate in gioco voi, perché voglio sapere una vostra opinione riguardo a Mourinho. Come ho già detto, secondo me è un grandissimo allenatore, è fortissimo, pensate di tutto quello che volete, ma non è il migliore di tutti i tempi, non è il più forte al mondo, e voglio sapere voi cosa ne pensate. Commentate scrivendo quale secondo me l'allenatore più forte che sia mai stato, o meglio l'allenatore più forte anche al momento. Sono curioso, sono davvero curioso di vedere qual è l'opinione generale, se possiamo così dire. Comunque, il mio vlog è detto, secondo me Alex Ferguson, comunque ripeto, opinione personale. E detto questo, il video è terminato, io e Baymax vi possiamo anche salutare, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, dobbiamo superare i 2500, detto questo noi vi salutiamo e vi diciamo potente, alla prossima, al prossimo video, ciao a tutti!